Mattia Canotto, dopo questa vittoria dell'Imperia sul campo del Pietra, un risultato che hai visto anche te protagonista negli ultimi minuti, è entrato qualche tempo corso, stai diventando sempre più parte di questo gruppo che adesso insomma, è lì davanti in testa alla classifica. Certo, mi fa un piacere immenso, anche perché essendo dalle giovanili, da piccolo con questa maglia addosso, è comunque un orgoglio far parte di queste vittorie e dare una mano comunque alla squadra. Sono felicissimo per la vittoria, fuori casa è sempre più bello, ma comunque non perdiamo di concentrazione, abbiamo in testa sul campionato, è ancora lungo e dobbiamo continuare su questa strada. Guida, ormai un perno di questa difesa, diciamo anche oggi gli attacchi del Pietro non sono stati granché, diciamo non vi hanno messo granché alla prova, però la pericolosità di Insolito, Rovere, anche Dominici, diciamo è stata contenuta bene. No, certo, il Pietra, con tutto rispetto, sapevamo che era una partita complicata, però noi abbiamo fatto una partita maschia, a tratti non siamo stati bellissimi, ma abbiamo fatto una partita di grande compattezza, di grande gruppo unione, che secondo me è stato proprio quello oggi che ci ha fatto portare a casa il risultato, non abbiamo rischiato praticamente mai nulla e siamo stati concreti quando sono capitate le occasioni. Ecco, avrei detto non belli ma concreti, e comunque anche oggi i 3 punti sono da contare, e piano piano comunque l'Imperia sta risalendo. Sì, sta risalendo, è quello che dobbiamo fare, come stiamo facendo adesso, pensare partita dopo partita. Adesso abbiamo queste ultime 2 partite, dobbiamo pensare solo a quelle e chiudere bene l'anno, poi si penserà alla Coppa Italia, ma quella viene dopo, e pensare a queste due ultime 2 partite di campionato che dobbiamo vincere assolutamente prima delle feste. L'Imperia che torna a vincere anche fuori casa, la seconda vittoria stagionale in trasferta, dopo un rendimento che insomma, lontano dal vostro campo è diventato un po' difficoltoso, che soddisfazione c'è in più anche sotto questo aspetto? State migliorando insomma a tutto tondo. Sì, infatti la partita di oggi è stata importante anche per quello. Bisognava assolutamente fare risultato fuori casa perché ci sono mancati troppi punti fuori e oggi era importante, c'è grande soddisfazione, era importante vincere oggi. Mattia, stai lavorando con un tecnico come Mister Buttu che ha lanciato non pochi giovani nel panorama calcistico locale ligure. Quanto vi sta dando e quanto può essere poi determinante l'apporto di voi giovani in un campionato dove a volte si gioca molto su questo la differenza? No, certo, uno come il mister comunque averlo a disposizione durante l'allenamento è sempre il primo che ti carica, il primo che crede in te e soprattutto noi giovani valiamo come giocatori qualsiasi, quindi dobbiamo dare assolutamente la mano alla squadra perché siamo in un campionato in cui appunto c'è l'obbligo di far giocare dei giovani, dobbiamo sempre farci trovare pronti e quindi dobbiamo sempre stare sul pezzo.